Buongiorno, mi chiamo Franco, sono il proprietario di questa gelateria. Noi siamo presenti in questa attività dal 1965, dove mio padre insieme a suo fratello Antonio hanno rilevato questa attività. E quindi è dal 65 che come questo, cioè questo locale era un locale di caffetteria e gioco carte e gioco biliardo. Da quando l'abbiamo rilevato noi, dal 65, che mio padre con la sua bravura, la sua astuzia, la sua esperienza, perché lavorando con dei maestri gelatai, ha iniziato a produrre e a farsi una buona clientela. Oggi, tuttora, ringraziamo a Dio, siamo sul mercato abbastanza conosciuti e spero di mantenere questa attività e di portarla sempre su. Io adesso sto operando con i miei figli o dei dipendenti e speriamo che può proseguire questo, diciamo, cammino verso la famiglia. Parliamo del gelato. Pizzo è la città del gelato. Soprattutto, diciamo, quello che è più conosciuto è il tartufo. Il tartufo non è altro che un gelato a base di cioccolata, nocciola, con un ripieno di cioccolato contente. Gli ingredienti quali sono? Latte, uova e zucchero. Diciamo, sono delle materie prime che sono importanti. Poi mettiamo il cacao per fare il cioccolato e mettiamo la nocciola per fare il gelato alla nocciola. Questo gelato, il tartufo, diciamo, è nato negli anni 50, che mio padre, diciamo, ha lavorato pure con questo maestro gelataio che l'ha importato, perché prima del 50 il tartufo di pizzo era diverso rispetto a questo di oggi. Quindi e adesso vi farò vedere come si produce il tartufo, ma prima di produrre il tartufo vi vorrei dire il processo di lavorazione. Il processo di lavorazione andiamo con la pastorizzazione, mandecazione e lavorazione. Noi pastorizziamo le creme a 90 gradi, dopodiché si raffreddano e aggiungiamo la nocciola per fare il gelato alla nocciola, il cacao per fare il gelato al cioccolato. All'interno del tartufo troverete questo cioccolato fondente, che è a base di acqua, cacao e zucchero, non c'è nient'altro. La caratteristica del tartufo è proprio questa, che questo cioccolato all'interno rimane ancora fluido a basse temperature. Io adesso sto usando questo porzionatore per fare il tartufo. Una volta non c'era il porzionatore, ma bensì si modellava il gelato col palmo della mano. Infatti mio padre per 40 anni ha fatto sempre questo tipo di lavoro, anche perché non aveva più la forza di poter stringere questo porzionatore per lavorare, e lui continuava a lavorare sempre con le mani, dando questa forma tondeggiante e poi avvolto nella carta. E adesso faccio vedere come si lavora col porzionatore. Mettiamo gelato al cioccolato, gelato alla nocciola, facciamo un foro al centro dove immergiamo questo cioccolato fondente, noi lo chiudiamo col cioccolato. Questo è il tartufo di Ercole di pizzo. Una volta preparato viene avvolto in questa carta vegetale. Una volta invece si usava la carta da zucchero, perché non si trovava questo tipo di carta. Quando si arriva che se ne preparano certe quantità di tartufi, vengono messi in abbattitori di temperatura, dopodiché vengono messi nelle celle frigorifere per poterli conservare. E adesso ne facciamo un altro, così possiamo vedere la produzione. E prima di servire questo tartufo viene scartato e passato in una copertura di cacao e zucchero. Ora questo è il tartufo. Ok. Come prevedi la nuova stagione? La stagione, diciamo, ci dobbiamo accontentare, insieme a Dio si sta lavorando.
E sì, lavoriamo con dei locali, perché visto e considerate che le frontiere sono chiuse, non possiamo avere questo turismo straniero, che è proprio quello che viene a mancare, perché con loro si lavorava già fin da aprile, marzo-aprile, e poi settembre, ottobre, novembre. Speriamo che vada bene per settembre, ormai diciamo, è passato quel periodo, fase dei turisti stranieri. Mo arrivano gli italiani, luglio e agosto appartengono agli italiani, sono pochi gli stranieri che arriveranno. E settembre diciamo, è la stagione per gli stranieri. Speriamo che venga liberato, che tutto vada bene, soprattutto per quanto riguarda il Covid-19, altrimenti sarà un'altra batosta, va? Speriamo che continui così e vada tutto per bene.